Buongiorno a tutti, il mio compito è semplicemente qui di darvi il benvenuto e di ricordarvi alcune cose. Gli eventi che hanno luogo qui durante il Festival Francescano sono tutti gratuiti e aperti sin dall'inizio del Festival Francescano. Se apprezzate queste iniziative potete anche aiutarci con una piccola donazione all'Info Point o anche al Caffè con il Francescano. Si ringraziano ovviamente gli sponsor che ci aiutano nel Festival Francescano. E non mi rimane altro che presentarvi Anna Chiara Sacchi del Corriere della Sera. E la ringraziamo anche perché a questa iniziativa del Festival Francescano ha dedicato ben due paginone grosse sulla lettura, il settimanale culturale del Corriere della Sera. E passo direttamente a lei la parola, che continuerà poi la presentazione. Buongiorno a tutti, grazie. Questo incontro vede protagonisti, parto da Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, che in particolare qui a Bologna non ha bisogno di presentazioni, ed Eric Emanuel Schmidt, romanziere, drammaturgo, tradotto in 50 lingue, autore di questo libro, La sfida di Gerusalemme, edito da EO con Libreria Editrice Vaticana. Partirei dal titolo dell'incontro, che è Gerusalemme, sogno di fraternità. Allora io chiederei ai nostri due ospiti se davvero è un sogno di fraternità Gerusalemme o un'utopia di fraternità. Comincia chi vuole. In genere dico che come facciamo in ordine alfabetico, ma questa volta tutto sommato conviene, siccome in ordine alfabetico a me mi batte da queste parti solo Zuppiroli, che ce ne stanno parecchi, e quindi per il resto sono pochi che riescono a battermi. Dunque io devo ringraziare ovviamente il festival, eccetera, devo ringraziare Schmidt per il libro, che consiglio, davvero, e dice vabbè, ma ci siamo messi d'accordo, no? È un libro che ci aiuta a capire tante cose, non soltanto Gerusalemme, ma mi sono appuntato alcune delle cose che poi voglio condividere con voi, della sua riflessione, del suo itinerario, che è molto originale, o forse direi soprattutto è molto vero, è molto personale, diciamo di una fede trovata e con due grandi pezzi, con due grandi cambiamenti, quando è diventato credente e poi a un certo punto è diventato cristiano. Mi ha molto incuriosito e penso che ci aiuta anche a vivere, capire la fede, la ricerca, il desiderio, come dice lui in molte pagine del suo libro, desiderio ardente, folle, enorme, ma non so di che cosa, diceva. Sono posseduto da una tensione forte, bruciante, irresistibile, della quale non so determinare l'obiettivo, però si è messo in cammino e ha trovato appunto Gerusalemme. La seconda piccola cosa di introduzione che io debbo chiedergli, che cos'è la tecnica del maggese, perché sostiene nel libro la tecnica del maggese cerebrale, ecco, che mi permette come minimo, scrive nel libro, 12 ore filate di concentrazione. Allora, essendo che faccio fatica quei 5 minuti, questa tecnica del maggese cerebrale la voglio imparare, mi fa la scuola, almeno puntiamo a un'oretta di concentrazione. E dopo appunto così me la prendo. Perché una cosa, l'altra cosa, e poi rispondo su Gerusalemme, perché una cosa che sarà appunto gli anni che passano, i 70 che quasi arrivano, eccetera, eccetera, lui scrive una cosa che mi piace molto e che condivido anche molto. Invecchiare si sta rivelando il contrario di decadere. Ed è molto vero, è importante, perché qualche volta in un certo vitalismo
giovanilismo, con tutti, diciamo così, le operazioni facciali e non solo, qualche volta acrobazie anche un po' penose, eccetera, eccetera, per tenersi vivi, diciamo così, di Viagra, di vari, su vari aspetti, diciamo così, della vita. E invece credo che sia proprio vero che invecchiare è il contrario che decadere. E spendere, diciamo così, anche se vogliamo una maggiore fragilità, ma con maggiore consapevolezza, e quindi paradossalmente spenderla di più, mi sembra una cosa molto, molto intelligente. Resto sulla formula però del malgese cerebrale per quel problema di prima, perché prima che poi a un certo punto si cancelli tutto il disco rigido, almeno ci voglio provare a fare 12 ore di concentrazione filate, voglio provare. Ecco. L'ultima cosa è su Gerusalemme. Leggo un pezzetto del libro suo, che è sui tetti di Gerusalemme, e dice sostanzialmente: contemplo questa città arrogante, dura, dai contorni spigolosi, ed è l'architettura che mette insieme monumenti ebraici, cristiani, musulmani, e da questa trapela l'armonia. Le pietre riescono in qualcosa che gli uomini sono incapaci di realizzare, la coesistenza. L'invito è quello a fraternizzare, e quindi che Gerusalemme, ebrei, cristiani e musulmani, e agnostici, giustamente aggiunge, ci rappresenta un grande laboratorio, se vogliamo il laboratorio, perché tutti parliamo della Gerusalemme celeste, le religioni del libro, e se anche quella terrena proviamo un po' così a viverla in maniera meno arrogante, dura, spigolosa e più di armonia, ecco. Per cui l'ultima notazione, a Gerusalemme, questa è una riflessione di un prete, di un vescovo a cui credo la Chiesa debba molto, non molto conosciuto, che si chiamava Monsignor Rossano, Pietro Rossano, che ha aiutato la Chiesa a scoprire le religioni orientali, a capire che c'è il mondo, no? Che non c'è soltanto, diciamo, la Chiesa cattolica, e che gli altri non sono così da maneggiare con cura, da non maneggiare affatto, ma con cui bisogna dialogare. E lui diceva: Gerusalemme è come il tappeto, e molte volte noi vediamo soltanto il rovescio del tappeto, e quindi ne vediamo anche le bruttezze, le ruvidità, la fatica a stare insieme, ma anche a Gerusalemme si può vedere la straordinaria bellezza. Si vede poco purtroppo, perché troppo poco, ci sono più i tetti che gli uomini a pensarsi insieme, però può essere appunto vedere la bellezza, diciamo, dell'incontro, delle diversità che rivelano l'unica bellezza che è Dio e che è l'umanità. Je suis très ému de me trouver ici avec vous et avec son éminence, parce que moi j'ai l'impression d'être un barbare, un bon sauvage qui est né en dehors des terres chrétiennes et qui les a rejoints. J'ai l'impression un peu d'être un héros de Voltaire ou de Montesquieu, le bon sauvage qui découvre le christianisme. Pas grave. Buongiorno, sono veramente molto commosso, molto emozionato di trovarmi qui con voi quest'oggi e con Sua Eminenza il Cardinale Zuppi, perché io personalmente ho l'impressione di essere una specie di barbaro, un buon selvaggio, uno che è nato fuori dalle terre cristiane e che poi le ha raggiunte. Uno di quei personaggi alla Voltaire, alla Montesquieu, qualcuno che viene da fuori e che scopre il cristianesimo. Gerusalemme pour moi c'est une ville double, c'est une ville qui est à la fois une ville céleste et une ville humaine.
La Gérusalem céleste, c'est celle où Dieu a parlé en disant « Écoutez-moi ». Il a la fondation des trois monothéismes a un rapport avec Jérusalem. Bien évidemment, le judaïsme, puisqu'il y a le temple détruit des Hébreux. Le christianisme, puisque Jésus a accompli son destin à Jérusalem. Et aussi l'islam, puisque Mahomet est venu en songe à Jérusalem et a quitté la terre pour le ciel en songe aussi depuis Jérusalem. Donc c'est une ville trois fois sainte, une ville qui est un lieu de pèlerinage légitime pour les trois monothéismes. Et ça déjà, ça rend Jérusalem unique, parce que quand on va à la Mecque, on est musulman, quand on va à Lourdes, on est catholique. Les trois monothéismes peuvent aller à Jérusalem. Donc c'est une ville où Dieu a dit « Écoutez-moi ». Mais je crois que maintenant, Dieu a changé de discours. Quanto a Gerusalemme, per me è una città duplice. È una città celeste e al tempo stesso è una città umana. La Gerusalemme celeste perché è celeste? Perché è il luogo dove Dio ha parlato e ha detto agli uomini ascoltatemi. È il luogo di fondazione delle tre grandi fedi monoteistiche, tutte e tre hanno un rapporto con Gerusalemme, perché naturalmente era il luogo del Tempio degli Ebrei, distrutto a un certo momento della storia, è il luogo dei cristiani, perché è il luogo dove Gesù ha compiuto il suo destino, ed è il luogo dei musulmani, perché è il luogo che Maometto ha veduto in sogno, ed è il luogo in cui Maometto ha lasciato la terra per il cielo, posando il piede sulla roccia che reca l'impronta a Gerusalemme. Dunque è la città delle tre grandi fedi, ed è il luogo per questo motivo di pellegrinaggio legittimo per i seguaci di tutte e tre le grandi fedi monoteistiche. È un luogo unico peraltro, perché se sei musulmano andrai in pellegrinaggio piuttosto alla Mecca come prima cosa. Un cattolico, i cattolici vanno molto a Lourdes, ma a Gerusalemme ci vanno tutti gli aderenti, tutti i seguaci delle tre fedi. Dicevo dunque che Gerusalemme è la città dove Dio ha parlato agli uomini dicendo ascoltatemi. Credo però che nel frattempo Dio abbia cambiato discorso. Oui, je crois que maintenant Dieu ne dit plus aux hommes à Jérusalem écoutez-moi, mais qu'il dit aux hommes écoutez-vous, entendez-vous. Jérusalem, c'est aussi une ville humaine où il peut y avoir des communautés différentes, athées, juifs, musulmans, chrétiens. Et Jérusalem nous appelle à la fraternité. Et c'est vrai que moi, quand je me suis trouvé à Jérusalem, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'une terre, une ville qui nous appelle à la fraternité est en fait la ville de tous les fratricides? Qu'est-ce qui fait que des frères ne sont pas fraternels, mais fratricides? Et c'est à Jérusalem que j'ai compris. Les frères deviennent fratricides quand ils oublient qu'ils ont une origine commune, qu'ils ont un père commun, qu'ils sont la succession d'une histoire et qu'ils partagent cette histoire avec d'autres. Et donc, les hommes sont devenus fratricides parce qu'ils sont amnésiques. Et Jérusalem nous empêche d'être amnésiques. Jérusalem est tout le temps en train de nous dire « Souvenez-vous, entendez-vous, parce que vous partagez une histoire commune ». Dicevo che Dio, credo, abbia cambiato discorso in questo senso. A Gerusalemme Dio ha parlato agli uomini e gli ha detto ascoltatemi. Adesso credo che non gli dica più così. Credo che Dio adesso agli uomini dica ascoltatevi. Cioè intendetevi, capitevi. Gerusalemme
e quindi anche, oltre che una città divina e celeste, è una città umana, perché vi confluiscono e vi convivono comunità molto molto differenti, atei, agnostici, ebrei, musulmani e cristiani. Dunque, Gerusalemme è la città che ci chiama alla fratellanza, alla fraternità. Che cosa ho capito io a Gerusalemme? Che cosa ho trovato io a Gerusalemme? La risposta a questa domanda, credo. Come mai questa città che ci chiama alla fratellanza è una città così piena di fratricidi? Come mai dei fratelli diventano fratricidi? Ecco, io la risposta credo di averla trovata a Gerusalemme. I fratelli diventano fratricidi quando dimenticano di avere un'origine comune, quando dimenticano di avere un padre in comune, quando dimenticano che la loro storia, il loro percorso lo condividono con altri. Si diventa fratricidi per amnesia, per oblio di queste cose. Ecco, Gerusalemme è la città che ci impedisce di soffrire di amnesia. Gerusalemme è la città che ci rammenta in ogni istante che ciò che abbiamo è comune, che noi condividiamo un'umanità comune. Allora direi che è proprio un sogno e allora quasi tangibile. Intanto ringraziamo Marina Astrologo che ci sta aiutando nella traduzione, preziosissima. Sulla lettura abbiamo pubblicato due foto di voi in diverse epoche della vostra vita a Gerusalemme. Un giovanissimo Matteo Zuppi in viaggio con la comunità di Sant'Egidio e invece Schmidt in occasione di questo viaggio così speciale. Allora, cos'ha di così speciale Gerusalemme? Dio è più vicino a Gerusalemme? Lo si sente più vicino? Dunque, beh, direi di sì comunque, in ultima analisi sì, perché... Infatti rintoccano le campane, approvano. Poi è chiaro che Dio, per fortuna di Gerusalemme e per fortuna di tutti quanti noi, non dobbiamo andare a Gerusalemme, peraltro siamo in una città che conserva il Santo Sepolcro. Se voi andate a Bologna con le sue 12 porte doveva essere Gerusalemme, e il Santo Sepolcro, il Santo Stefano, proprio per far vivere quello che altrimenti nessuno del territorio avrebbe vissuto, vedere Gerusalemme. Ci aiuta a vivere un'esperienza spirituale che ovviamente possiamo e dobbiamo vivere dappertutto, ma è Gerusalemme. Per le religioni del libro è questa singolare scelta, questa preferenza, questa indicazione, diciamo così, di Gerusalemme come il luogo dove si rivela la presenza di Dio per i miei ebrei, per i cristiani, per i musulmani. Per cui è vero che c'è una, come quando ci rendiamo pellegrini a Gerusalemme con quel desiderio, per esempio, di cui parla il libro, e trovi da una parte quella città umana e ritrovi tutte le contraddizioni delle persone, le difficoltà delle persone a sentirsi, a capirsi fratelli, e allo stesso tempo, ed era diciamo il rovescio, il verso giusto del tappeto, vedi o intravedi o puoi contemplare oggi, ma quello che sarà il futuro, in cui tutte le genti saliranno a Gerusalemme. Isaia che descrive, no? Tutti i popoli saliranno a Gerusalemme, oppure per i cristiani Gerusalemme che diventa il contrario di Babele, in cui le persone dopo a Pentecoste tutti capiscono, sentono e si interrogano: ma com'è che vi sentiamo parlare? Voi siete Galilei e io
ti capisco nella mia lingua materna, dice, no? Cioè, ti capisco nell'intimo. Ecco, allora, vedere nelle contraddizioni su cui non ci sono sconti, perché terribili, no? Quanto sangue, quanto odio tra fratelli, quanta incapacità di ritrovarsi tra fratelli, che si vede tutta Gerusalemme, e allo stesso tempo questa grande visione che si incontra, che si incrocia. Per questo penso sì che lì capiamo di più quello che poi peraltro possiamo e dobbiamo vivere dappertutto. J'avais écrit un petit livre il y a 20 ans qui s'appelle Oscar et la Dame Rose, et ce sont les lettres d'un enfant malade, d'un enfant leucémique, à Dieu, parce qu'une bénévole de l'hôpital lui propose d'écrire à Dieu. Et alors, il ne croit pas en Dieu, mais il essaye d'écrire, et à la fin des premières lettres, il a toujours un problème. Dans le post-scriptum, il dit « Au fait, Dieu, qu'est-ce que c'est ton adresse? Où est-ce que tu habites ?» Eh bien, moi, j'ai trouvé deux adresses de Dieu. La première, c'était le désert du Sahara, puisque j'étais parti pour faire un film sur Charles de Foucault, et je me suis perdu dans le Sahara pendant une 30 heures à peu près, et j'ai vécu une expérience spirituelle très forte, une extase, une nuit de feu, comme disait Blaise Pascal. Et puis, oui, et la deuxième adresse de Dieu que moi j'ai trouvée, c'est Jérusalem, car j'ai vécu des émotions extrêmement fortes au Saint-Sépulcre, au Golgotha, au Mont du Crâne, là où Ponce Pilate faisait exécuter les prisonniers. Vraiment une expérience de la présence. Donc Jérusalem fait partie des adresses de Dieu. Le désert, qui est monothéiste, et Jérusalem, qui est trois fois monothéiste. Avevo una ventina d'anni fa scritto un libricino che si intitola Oscar e la Dama Rosa. Questo libricino contiene le lettere di un bambino malato, un bambino che ha la leucemia, a Dio. Perché scrive a Dio questo bambino? Perché una volontaria dell'ospedale dove è ricoverato gli propone, così, di scrivere a Dio. Questo bambino non crede in Dio, ma cerca lo stesso di scrivergli delle lettere. Alla fine della prima lettera Oscar si rende conto che ha un problema e quindi nel postscriptum della lettera dice: Dio, ma qual è il tuo indirizzo? Dove abiti? Ecco, io di indirizzi di Dio ne conosco due. Per me gli indirizzi di Dio sono in primo luogo il Sahara, perché sono partito per il deserto del Sahara per andare a girare un film su Charles de Foucault e mi sono perso. Per 30 ore circa mi sono perso nel deserto del Sahara e in quelle 30 ore ho vissuto un'esperienza spirituale fortissima, un'estasi, una notte di fuoco, avrebbe detto il filosofo Blaise Pascal. Il secondo indirizzo di Dio che conosco io l'ho trovato a Gerusalemme, perché a Gerusalemme ho vissuto delle emozioni straordinariamente forti, al Santo Sepolcro, al Golgota, sul Golgota, sul Monte del Cranio, il luogo dove Ponzio Pilato faceva giustiziare, faceva crocifiggere le sue vittime. E lì a Gerusalemme ho fatto esperienza di questa presenza. Dunque Gerusalemme non poteva non essere uno degli indirizzi di Dio, perché se il deserto del Sahara è monoteistico una volta, Gerusalemme è tre volte monoteista. E, pardon. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Éminence, mais aussi quand je marchais dans les rues de Jérusalem, j'avais l'impression que les rues me disaient « Qui es-tu ? Qui es-tu ?» à chaque instant.
Et après un mois passé à Jérusalem, j'avais la réponse. Je suis chrétien. Et en même temps que je pouvais affirmer cette réponse dans toute sa profondeur, j'étais obligé de reconnaître la présence des autres, de ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc Jérusalem, c'est une ville qui empêche de dire « moi » et qui nous oblige à dire « nous ». Moi, je suis arrivé à Jérusalem avec une foi très solitaire, très sauvage, et qui était née dans le désert et dans la lecture des évangiles. Tout d'un coup, faisant un pèlerinage, j'ai cessé de dire « moi » pour dire « nous ». C'est-à-dire que je me suis joint à une communauté. Et à la fin de mon voyage à Jérusalem, j'avais un autre « nous ». Ce n'était plus le « nous » de « nous les chrétiens », c'était « nous les hommes », dont certains sont athées, certains musulmans et certains juifs. Donc c'est la ville qui oblige à reconnaître son identité et en même temps à reconnaître respectueusement l'identité des autres. Non so se lei sarà d'accordo con me, Eminenza, però io quando cammino per le strade di Gerusalemme ho come l'impressione che le strade stesse mi chiedono ogni momento, ogni passo, ma tu chi sei? E dopo un mese io l'ho trovata la risposta, sono cristiano. Dunque, nel momento in cui ho potuto dare questa risposta convinta, decisa, in modo così profondo, è il momento in cui ho riconosciuto la presenza degli altri, dei non cristiani. Perché Gerusalemme è la città che ci impedisce di dire io e ci obbliga a dire noi. Quando sono arrivato a Gerusalemme la mia fede era solitaria, un po' selvatica o selvaggia, perché era nata nel deserto, oltre che dalla lettura dei Vangeli. E di colpo, quando ho intrapreso questo pellegrinaggio, ho detto io intraprendo, ma poi mi sono unito in realtà a una comunità, l'ho fatto con un gruppo, e quindi non ero più io, ero noi. Alla fine del viaggio ero dentro un noi diverso, noi che siamo fratelli, che siamo tutti noi, cristiani, agnostici, musulmani, ebrei, tutti quanti gli altri. Dunque Gerusalemme per me è anche il luogo dove ho imparato, credo, a riconoscere e a rispettare l'identità degli altri. Quindi Gerusalemme, scusate, è un laboratorio di fraternità. Voi credete che il messaggio cristiano possa fare la differenza in un momento in cui questo laboratorio di fraternità è minacciato costantemente da quello che sta succedendo nel mondo, con muri che si levano, guerre non troppo lontane da noi, fratricidi, come diceva Schmidt, quotidiani. Credete, coltivate la speranza che il messaggio che arriva da Gerusalemme possa cambiare le cose? Certamente, anzi direi che Gerusalemme è una grande sfida, perché lì troviamo anche terribilmente l'incapacità a riconoscere il fratello. Condivido molto la domanda tu chi sei e poi la scoperta del noi. Speriamo che questo non avvenga solo a Gerusalemme, cioè anche da riusciamo a capirla, perché è fondamentale, cioè il fatto di dire io capisco chi sono quando trovo il noi o la comprensione di me stesso. Se poi non trova il noi è pericolosa, no? E in realtà non trovi te stesso, perché trovi te stesso quando trovi il fratello. Ora a Gerusalemme c'è anche, come viviamo, tutta la difficoltà a fare che questo avvenga.
perché è anche una città di grande sofferenza a Gerusalemme, è una città di, in cui sperimenti anche l'odio, l'incapacità di vivere insieme, ma proprio per questo la speranza che si riesca a ricostruire, o meglio che riusciamo a vedere quell'intreccio, in Gerusalemme c'è tutto, in cui si può contemplare la bellezza dei fratelli che stanno insieme. Lui fa una sintesi nel libro che mi è piaciuta molto, perché leggo che è meglio: ogni religione mette al primo posto una virtù, per gli ebrei è il rispetto, per i cristiani l'amore, per i musulmani l'obbedienza, e poi è aggiunto i buddisti, che non è del libro, ma la compassione. Quello, anche un po' i cristiani, adesso dovrebbe essere materia fondamentale, ecco, diciamo così, poi qualche volta ce la siamo dimenticata, ma comunque non dovrebbe essere, perché è legata all'amore sostanzialmente. Ecco, mi è piaciuta perché credo che sia una comprensione profonda della diciamo dell'originalità di ciascuno, ed è un noi che raccoglie tutti. Ultimissima notazione, l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, è una grande visione della Gerusalemme del futuro, ed è perché aiuta a farci vedere, partendo dalle severissime lezioni delle pandemie, quelle appunto che possiamo vedere tante volte purtroppo diventate quasi strutturali, perché in fondo ci sono troppi muri che circondano, che per certi versi fuori sono quelli fisici, dentro Gerusalemme spesso sono dei muri invisibili ma terribili, no? E quella grande visione di un luogo in cui finalmente l'uomo trova se stesso, perché trova il noi, e trova se stesso perché trova Dio. Moi, je répondrai de façon très brève parce que je ne peux pas dire mieux que ce que vous avez dit. Il est dans l'essence même du christianisme d'aller au-devant des autres, puisque la notion fondamentale du christianisme, c'est l'amour. Donc je crois véritablement que le chrétien doit toujours prendre l'initiative d'essayer de créer des ponts, d'essayer de faire la paix. C'est dans le cœur même des évangiles. Et je dis ça devant vous, je sais très bien que vous faites cette diplomatie pour la paix, mais il n'y a pas plus légitime qu'un chrétien pour essayer de créer des ponts et de détruire les murs. La mia questa volta sarà una risposta molto breve, perché credo che nessuno potrebbe dire meglio ciò che Sua Eminenza ha appena finito di dire. Io credo che faccia parte dell'essenza del cristianesimo andare verso gli altri. Il concetto, l'idea fondamentale del cristianesimo è quella di amore. E dunque il cristiano e la cristiana sempre devono prendere l'iniziativa, credo, quantomeno di tentare di costruire ponti, di tentare di costruire la pace. Questo è il messaggio che è al cuore stesso dei Vangeli. E quindi, dinanzi a lei, Eminenza, voglio dire che conosco la sua attività di diplomatico per la pace e credo che non vi sia nulla di più credo che davvero non vi sia nulla di più legittimo per chi è cristiano che il tentativo, lo sforzo di creare ponti e di abbattere muri. Stavo cercando
una frase che mi aveva molto colpito del libro, finalmente l'ho trovata, quando Schmitt dice: la religione non si condivide come gli assiomi o le affermazioni essenziali, si diffonde perché gli individui decidono di impregnarsene fondando o unendosi a una comunità. Ogni religione è eletta, non dimostrata. Se non la adottiamo, la ereditiamo. Se tutti la pensassero così, avremmo concluso tutti i nostri problemi, forse, o no? Direi di sì. Queste parole di Schmitt sono, non so, immediatamente mi fanno venire in mente quando Papa Benedetto, citato più volte da Papa Francesco, dice: guardate che sono i testimoni che comunicano la propria fede, è per attrazione, non per imposizione, è per la vita che fai, per l'amore che regali, no? E credo che qualche volta abbiamo dato un'importanza alle regole e così poco alla vita, e meno alla vita. Perché davamo importanza alle regole? Perché pensavamo che da queste nascesse la vita. Io ti spiego tutte le regole, poi così vivi bene. È soltanto che molte volte non funziona così, e invece in fondo anche l'esperienza di Schmitt, la sua esperienza personale, ma direi anche l'esperienza di ognuno di noi, è quando incontro l'amore e che dopo capisco tutte le regole. Ma io posso studiare tutte le regole, però se poi non incontro l'amore ci faccio poco, diciamo così, non è che mi scaldano il cuore, ecco, non è che proprio sento una passione perché mi sono innamorato della regola, mi sono innamorato di qualcosa, di qualcuno, di una situazione, di un noi, no? Ecco, per cui sì, penso che se facessimo, vivessimo tutti quanti questa, come la citazione che hai fatto, credo che senz'altro sarebbe diverso, e anche capiremmo molto di più della nostra fede, la capiremmo di più, proprio perché non è appunto una regola, ma lo è molto. Adesso, è una cosa stupida, ma Carina Bassetti l'altro giorno ha raccontato, mi ha fatto ridere perché forse è già nota, ma sostanzialmente la cosa è: uno che va in paradiso, non ci sono muri, tutti quanti si incontrano, eccetera, eccetera, poi a un certo punto vede un muro alto. E dice San Pietro, che dice: oh, parla piano. E dice: perché? Ma che è questo muro? Ah no, quelli sono i cattolici che pensano di essere sempre i soli. Che pensano di essere gli unici, no? Allora dice: meglio se no dopo discorso. Qualche volta non solo i cattolici, ma uno pensa sempre di essere l'unico e scopre invece appunto la bellezza di essere, di incontrare gli altri nella diversità e nella unicità. Personnellement, je suis très heureux de vivre ce moment du catholicisme qui est en train de commencer avec une véritable rupture avec le passé. J'ai eu le bonheur et l'honneur de rencontrer le pape François après mon voyage à Jérusalem. Je le raconte dans le livre. Et j'ai été frappé par le fait que nous avons parlé longuement ensemble de Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui, pour le pape François, est l'exemple de ce que doit être un chrétien en mission. Alors, si on réfléchit bien, c'est très, très étonnant, parce que Charles de Foucault n'a jamais converti personne. Au fond, au début du XXe siècle, c'était une figure de l'échec. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est une figure de la réussite chrétienne. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vécu au milieu de gens non chrétiens en incarnant les valeurs chrétiennes.
Et j'ai été assez bouleversé de voir que cette figure de l'échec est devenue la figure de la réussite chrétienne. Je crois que nous sommes en train de vivre une bascule dans la façon dont le catholicisme se pense. Et je suis heureux de vivre ce moment de bascule. Personalmente io sono molto molto felice di star vivendo questo momento che sta cominciando adesso di cambiamento nel cattolicesimo, questo momento che sta ora cominciando di una vera e propria rottura con il passato. Dopo il mio viaggio a Gerusalemme ho avuto la fortuna, la gioia e l'onore di essere ricevuto da Papa Francesco, lo scrivo nel libro d'altronde, e mi ha colpito molto una cosa, cioè fra le cose che mi hanno colpito una, insieme abbiamo parlato a lungo di Charles de Foucault, che per Francesco è un esempio della missione del cristiano. Charles de Foucault, lui non ha mai convertito nessuno, e ai primi del XX secolo è stata, anzi si potrebbe ben dire, una figura della sconfitta del cristianesimo. Oggi, che le cose cambiano, per me de Foucault è una figura del successo del cristianesimo. Che cosa ha fatto Charles de Foucault? Semplicemente ha vissuto da cristiano fra genti non cristiane, incarnando davanti a loro i valori del cristianesimo. Ed è questo che ha fatto di lui questa figura, come dico, che dalla sconfitta passa alla vittoria, alla vittoria. Et je précise une chose, c'est que si Charles de Foucault n'a converti personne de son vivant, depuis sa mort, il a converti beaucoup de monde, dont moi. Preciso che se è vero che non ha convertito mai nessuno in vita Charles de Foucault, dal momento in cui è morto ha convertito molti e molte, e uno di quei molti sono io. E allora, visto che siamo quasi in conclusione e siamo al Festival Francescano, io vi chiedo come si inserisce il messaggio di San Francesco nella conversazione che abbiamo fatto fino adesso, la sua attualità. Beh, direi che proprio, diciamo, viene da sé, non soltanto perché siamo al Festival Francescano, ma perché San Francesco è proprio uno, qualcuno che scopre, che sente l'amore, che cerca, perché cercava, non sapeva perché stava male, no? Vi ricordate la storia di San Francesco, vuol fare il cavaliere, sta male, non ci riesce, compra un'armatura la migliore che c'era nella zona, ma non gli va, non ho fatto prigioniera a Perugia, cerca qualcosa, no? E poi i due incontri, quello del crocifisso che gli parla, aiutami, sente l'amore di Dio, e quello del povero, l'altro incontro del lebbroso che gli faceva schifo e rende quello che è amaro diventa dolce, gli cambia la vita e quindi e ne scopre la bellezza, perde tutto e trova tutto, scende da cavallo e trova tutti i fratelli minori, non gli attuali anche, diciamo così, ma insomma, gli attuali erano quelli vestiti da minori, cioè con appunto l'abito, diciamo con il cordone che doveva tenere assieme un non abito come quello dei minori dell'epoca, no? Per cui c'entra tantissimo, perché scopre l'amore e quindi la regola, cioè siccome anche è il titolo anche della nostra riflessione di questi giorni, ma capisco la regola e la cerco anche, no? E qualche volta mi difende
mi permette anche di vivere l'amore, ma guai a pensare che io rispetto alla regola soltanto il via via per trovare il resto. È sempre in quell'incontro che mi fa male la regola e qualche volta mi difende anche da me stesso. Un'ultimissima cosa su Gerusalemme, però proprio una cosa piccolissima, che è questa. Nel libro lui scrive una cosa che mi ha colpito. Dice: ma perché a Nazareth un buco, così ha scritto, che effettivamente è proprio un buco, no? E lui dice una cosa molto semplice e molto vera. Dice: la culla dello straordinario è l'ordinario. Lo cerchi lo straordinario, la culla è dentro la vita di tutti quanti i giorni, non è fuori dal mondo. La bellezza del cristianesimo è proprio questa, no? Cioè di vivere nella vita di tutti i giorni lo straordinario, in questo senso l'amore. Per Gerusalemme quasi lo rovescerei. Gerusalemme, che è una città straordinaria, e forse ci può provare ad aiutare a capire l'ordinarietà della vita con gli altri, e ci auguriamo che quella fraternità così ferita, così offesa, così tradita, possa anche ricominciare proprio da Gerusalemme. Et pour moi, Saint François, c'est une figure qui a beaucoup d'importance, et j'ai juste envie de définir Saint François par deux mots qui ne sont pas de son époque, mais qui sont de la nôtre. Et ces deux mots qui nous permettent de comprendre la force de sa pensée. J'ai envie de définir Saint François par le mot social et écologique. Et le fait qu'il nous aide à porter le souci des autres, donc le souci social et le souci écologique, montre l'extrême modernité de Saint François, qui est pourtant un homme du passé. Per me San Francesco è una figura importantissima, e adesso che ne parliamo mi viene voglia di definirlo con due parole che non sono parole del suo tempo, sono parole del nostro tempo, che però gli calzano, perché ci fanno comprendere la forza del suo pensiero. E queste due parole sono sociale ed ecologico, o ecologista. San Francesco è sociale ed ecologista, cioè ci aiuta nel farci carico, nell'avere cura degli altri, dunque è sociale, ma ci aiuta a farci carico e aiutare anche il nostro ambiente. Pensate dunque la modernità di quest'uomo del passato. Allora io, nel ringraziare i nostri meravigliosi interlocutori, vi ricordo che laggiù c'è lo stand della Libreria Editrice Vaticana, dove Enrico Emanuele Schmidt firmerà le copie del libro. Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Zuppi, Enrico Emanuele Schmidt, Marina, per averci aiutato nella traduzione, e ringrazio tutti voi per averci ascoltato con tanto affetto. Grazie. Grazie per aver partecipato, e vi ricordo che potete contribuire per dare il vostro sostegno al festival, all'InfoPoint e al caffè con il Francescano. E ricordo ancora che questa iniziativa era sponsorizzata dalla Confcommercio, e ancora che potete darci il vostro parere, la vostra opinione sull'iniziativa appena svolta tramite il QR code che trovate nelle colonnine per tutta la piazza. Ricordo infine che alle 12 qui ci sarà l'incontro con Lidia Maggi e Alberto Melloni
il titolo dell'incontro è La Chiesa dei Sogni. Buongiorno a tutti voi, buona continuazione con il Festival Francescano. Grazie.